Benvenuti alla puntata numero 15 di Motor News. In questi 24 minuti dedicati al mondo dell'auto, parleremo di BMW e di Volkswagen per quanto riguarda i costruttori tedeschi. Parleremo anche di un gruppo francese, PSA, con i suoi due principali marchi, Peugeot e Citroën. E infine avremo anche un servizio di Land Rover attraverso il marchio Range Rover, con un importante incontro a livello culturale e per gli appassionati del buon vino. Ma cominciamo subito con questa puntata numero 15 del 2012 di Motor News, con il primo servizio che riguarda BMW, che ci ha offerto tutte le novità dei primi 4 mesi dell'anno 2012 e del mese di aprile. Vediamo. Nel mese di aprile, BMW Group ha continuato sulla strada del successo come leader mondiale tra i costruttori di auto premium, con un incremento del 6,1%. Trend positivo anche nelle vendite dei primi 4 mesi. Da gennaio ad aprile sono state vendute 571.000 vetture BMW, Mini e Rolls-Royce, con un incremento del 9,8%. Alla luce di questi primi risultati, si prevede un 2012 ancora più performante rispetto al 2011, che si era chiuso come il migliore anno della storia BMW. Nel corso del primo quadrimestre sono state consegnate oltre 478.000 vetture del marchio BMW, con un incremento del 10,1%. Alla fine di aprile, BMW Serie 1, BMW X1, BMW Serie 3 Berlina e Cabrio, BMW Serie 5, BMW X5 e BMW Serie 6 sono state leader dei rispettivi segmenti. Le vendite di tutte le gamme sono cresciute e anche di parecchio, a partire dalla Serie 1 5 porte con un più 68,3% alla nuova Serie 6 con una crescita del 122,4%. Mini ha chiuso aprile 2012 con lo stesso numero di vetture vendute ad aprile dello scorso anno. Nel cumulato dei 4 mesi, le consegne sono però aumentate dell'8,6%, passando da 84.000 a 92.000. Segno positivo anche per BMW Motorrad, che chiude il primo quadrimestre con un più 3,5% e 37.461 moto consegnate. Il Salone di Pechino è nato nel 1990 e in pochi anni è riuscito ad affermarsi diventando uno degli appuntamenti più importanti nel mondo automobilistico. Il successo è senza dubbio direttamente proporzionale all'impennata del mercato auto che negli ultimi anni si sta registrando in Cina. Ed è così che all'ombra della città proibita molti costruttori presentano anteprime mondiali o addirittura modelli pensati per questo mercato, come il caso della BMW Serie 3 Li, ovvero la nuova Serie 3 versione più lunga di 11 cm nei modelli 320, 328 e 335. BMW Group a Pechino si è presentato con molte anteprime per il mercato asiatico. La Serie 6 è stata sicuramente la gamma più rappresentativa. Ha fatto bella mostra di sé sia nella nuova versione Gran Coupé che nella sportivissima versione M6. Anteprima asiatica anche per la nuova X1 28i, motorizzata dal 4 cilindri con tecnologia Twin Power Turbo da 245 cavalli. Al Salone di Pechino ha debuttato anche la nuova X6, con alcuni dettagli stilistici ristilizzati e con tecnologia delle luci LED adattivi. Naturalmente erano presenti le Concept i, con occhi puntati sulla i8 Spider, che ha focalizzato l'attenzione di gran parte del pubblico presente. Anche lo stand Mini affollatissimo, con un pubblico certamente più giovane. Presente tutta la gamma. Grande curiosità ovviamente per i modelli più sportivi, come la Roadster, e per alcune versioni con nuovi allestimenti come la Clubman Hyde Park. Infine, una curiosità, il Salone di Pechino è stato visitato da 800.000 persone. È stata recentemente inaugurata la nuova sede di BMW Motorrad Roma in via Prenestina, completamente rinnovata e ampliata. È la più grande concessionaria BMW Motorrad di moto e scooter al mondo. I lavori di ristrutturazione sono stati completati in soli 3 mesi e adesso la superficie complessiva raggiunge i 3.700 metri quadri.
Il salone espositivo ospita l'intera gamma dei due brand BMW e Husqvarna. Sempre a piano terra si trova la nuova area boutique, un vero e proprio negozio dove trovare e scegliere accessori e abbigliamento BMW Motorrad. Ampliata anche l'area service, con accettazione, registrazione e accesso in officina. È anche attivo il Fast Lane, uno speciale servizio dedicato ai motociclisti che consente di prenotare l'intervento di manutenzione per la propria moto tutti i giorni lavorativi, compreso il sabato mattina. Grazie a una pianificazione degli interventi, il cliente può attendere il ritiro della moto nell'area Bikers Meet, dove può prendere un caffè, accedere ad internet grazie al Wi-Fi e conoscere ancora di più il mondo BMW Motorrad.